Anche la Juve è sotto di un gol dopo i primi 45 minuti. Ma nella ripresa Anastasi pareggia. Nel giro di 4 minuti giunge il pareggio al termine di un doppio scambio Capello-Anastasi. Il popolo laziale è costretto a fare il tifo per i cugini. Ed esplode quando Pierino Prati al 74esimo batte Zoff. La Roma corona la sua grande giornata con il decisivo gol di Prati su cross di Morini. Logico entusiasmo negli spogliatoi giallorossi, dove Giorgio Martino raccoglie questa intervista con Lidl. Lidl, la Roma ha fatto la più bella partita nella giornata più delicata. Sì, è stata una bellissima partita, specialmente primo tempo, perché abbiamo incontrato una grande Juventus, una squadra che voleva a tutti i costi vincere perché capiva che ancora aveva la possibilità di vincere lo scudetto. Per quello sono molto contento per i ragazzi, perché hanno lottato fino in fondo, prima di tutto per salvarsi e per dare onore allo sport di giocare fino in fondo molto bene. Spogliatoi dell'Olimpico, l'incontro è appena terminato. Roberto Lovati, allenatore in seconda della Lazio, consegna mezzo scudetto a Gaetano Anzalone, presidente della Roma. Lo scudetto è molto vicino, manca solo la matematica certezza.